uno degli articoli storici di Ola 77, Sardinian Original World Order. Qui vediamo la presentazione in inglese da parte di Pietro Loi. Possiamo capire quasi tutto, possiamo capire che svariati popoli di questo disastrato pianeta restino succubi delle ideologie e delle simbologie che le oligarchie dominanti usano contro la gente. Non possiamo capire come mai anche molti discendenti dell'antichissima ed evoluta civiltà come quella sarda si facciano condizionare da energie loro trasmesse dagli illuminati che, a rigor di logica, dovrebbero essere ininfluenti quando si confrontano con i discendenti della più antica civiltà mai apparsa sul pianeta Terra. La pessima notizia per questa stirpe indegna di illuminati è che i loro simboli non hanno alcun potere sui simboli degli antichi sardi, niente possono, obbedisco, occhi che vedono tutto, piramidi fatte di fragile arenaria contro la concretezza delle pietre nuragiche ben più consistenti e antiche. Adottano simboli da muratori, compassi e squadre, colonne e grembiulini. Hanno bisogno di strumenti e compagnia cantante, di malta, per tenere insieme fatiscenti costruzioni, fondamentalmente fragili nella loro essenza, e invidiano la robustezza e longevità delle dure pietre dei nuraghi, mirabilmente messe insieme senza bisogno di collanti. Invidiano l'energia presente nei pozzi sacri della Sardegna, quella potentissima delle tombe dei giganti, energie per loro, nonostante tutta la voce che fanno finta di possedere, inavvicinabile. Nonostante tutta la loro vanità, si rendono conto che sono irrimediabilmente perdenti. Da ora in poi li aspettiamo per erudirli e dispensare loro i nostri ordini. E dato che il vertice della loro piramide non è stato completato e mai lo sarà, sono noi sardi, possiamo capire il loro senso di frustrazione. Possiamo immaginare il loro senso di impotenza. Sanno che i simboli che loro stessi usano sono simboli di civiltà fondate dagli antichi sardi. Sanno che l'antica Atlantide era la Sardegna, che l'isola sarda è un immenso santuario, la terra che ha tutte le tipologie delle più antiche strutture megalitiche e ne ha la più alta densità al mondo. E ne ha la più alta densità al mondo. Sanno che la civiltà egizia delle piramidi e dei faraoni è stata fondata dagli antichi sarti. Sanno che le prime piramidi sono state costruite in terra sarda. Sanno che la più antica lingua al mondo è la lingua sarda sumerico-accadica. C'è quelli che loro insistono a definire fenici in un estremo tentativo di screditare una stirpe così potente, erano sardi, e che l'alfabeto chiamato fenicio deriva dall'antica scrittura sarda. Sanno che l'antica civiltà etrusca e poi quella dell'antica Roma derivano dall'antica civiltà sarda, sanno che le radici del mondo occidentale sono in Sardegna. Sanno perfettamente che la civiltà occidentale è nata in Sardegna. I loro principali centri di potere al mondo usano furbescamente simboli che hanno origini sarde, sanno anche, bontà loro, che abbiamo l'intelligenza e il potere di fermare in qualsiasi momento i loro stupidi giochi che vanno contro i principi dell'antica civiltà sarda. Sappiano che ora abbiamo perso la pazienza, che ora li fermiamo e per sempre, che abbiamo deciso di salvaguardare l'onore e la grandezza delle grandi antiche civiltà che loro intendono scimmiottare e denigrare. Civiltà che derivano tutte dalla grande intramontabile antica civiltà sarda. È inutile che si rifacciano all'antica civiltà egizia. La civiltà sarda nuragico-sardana è immensamente più antica e potente della loro. Noi non abbiamo nei nostri geni la volontà di dominare il pianeta. Le nostre sono vibrazioni di amore. Loro non conoscono la forza del bene e dell'amore, conoscono solo odio cieco e male che cercano di diffondere.